Ciao ragazzi e benvenuti in un nuovo video di The Honor Red. Oggi parleremo principalmente del basilico. Perché proprio del basilico? Perché è la cosa più semplice e facile da fare quasi per tutti, anche per me che sono appunto principiante. Ragazzi, voglio parlare di due cose del basilico: come si coltiva, quindi come metterlo in un vaso con i semi, facciamo vedere come cambiamo il vaso di questo basilico e come prendersene cura. Sono tre cose fondamentali per fare in modo che la tua pianta venga bella grossa, insomma. Eccoci qua, questo è il mio basilico che ho comprato a Conad, per dirvi, al supermercato, ho pagato 1,20 euro. Cosa c'è da dire di questa pianta? Beh, ragazzi, guardatela, non è proprio messa male la parte sotto, se vedete, già ne ho parlato un po' nel video, un po' così, per far capire. Se guardate la parte sotto, tutte le foglie hanno dei problemi, ok? Di che cura ha bisogno questa pianta? Ragazzi, basta guardare questa foglia. C'ha dei buchi, ci sono macchioline, vedete che si sta rovinando. Perché in questo vaso manca il concime per la pianta, manca il potassio, l'azoto e vari elementi che hanno bisogno appunto le piante. Se voi ci fate caso, quella sopra, le piante sopra sono belle verdi e nuove, ma anche queste qua più avanti si andranno a rovinare. Io l'ho potata un pochino, ma oggi faremo un buon lavoro. Che lavoro faremo? Sposteremo questa pianta in questo vaso con il nuovo terriccio, che comunque il terriccio anche questo qua si è universale, infatti ho preso un terriccio appunto proprio per le coltivazioni, ma useremo ancora questo qui. Questo terriccio universale ha gli elementi giusti comunque per far crescere la pianta. Un terriccio quanto potrebbe durare mediamente per, diciamo, per dare il cibo a questa pianta? Circa 3 un mese, 3 settimane o un mese praticamente, dopo abbiamo bisogno di concimare la pianta. Poi questo ne parleremo nel prossimo video. Noi adesso dobbiamo passare questa piantina del basilico in questo vaso. La prima cosa che dovremmo fare, io in questo caso non lo faccio ragazzi perché non c'ho ancora, io ho ordinato delle cose, ancora non mi sono arrivate. In fondo si dovrebbero mettere dei sassi, pezzi di terra, anche del gatto praticamente, potrei usare anche quella del gatto, ma non lo faccio perché mi serve per il gatto ovviamente. Perché questa cosa? Perché serve per far passare l'acqua in modo giusto e non far che cioè, si blocca sotto e rimane sempre bagnato. È una cosa importante per una pianta perché troppa acqua fa male alla pianta, come troppo secco il terreno fa male alla pianta. Essendo che io mi regolo molto bene con questa cosa, senza sassi, in modo strano, lo so, ma in questa cosa sono bravo a quanto pare. Non ho questo problema, però sempre si dovrebbe mettere, quindi io sto sbagliando in questo caso, ve lo dico a prescindere. Intanto andiamo a riempire un po' il vaso di terra, che a noi servirà appunto. I'll never be the same. Dopo aver aggiunto abbastanza terra in questo vaso, delicatamente ragazzi, dobbiamo aprire questa. Dobbiamo togliere prima cosa questi cosi, che lo usate per mantenere le piante appunto. Adesso in modo delicato facciamo fuoriuscire la pianta, senza rovinare il vaso che possiamo utilizzarlo per altre cose. Allora adesso ragazzi noi dobbiamo fare in modo di spaccare un po' le radici. Voi dite ma no, si rovina la pianta. No, assolutamente. Anzi, fare questa cosa diamo la possibilità alle radici di crescere meglio nel vaso e non rimangono bloccate, insomma. Vedete, sempre in modo delicato, non siate violenti. E poi andiamo a mettere la pianta qui. Ecco qua. Adesso dobbiamo riempire tutto finché non si livella con il vaso. Ecco qui, abbiamo fatto. Adesso in modo leggero spingiamo il terreno per un po' aggiustare il tutto e cercando di creare la stabilità per la pianta appunto di questo nuovo vaso, senza ovviamente rovinare nulla. È importante questa cosa, eh? Mai fare troppo forte, mai. Qui adesso noi andiamo a preparare
il prossimo vaso. Ma di cosa? Sempre il basilico. E come mai tu dici di nuovo basilico? Ragazzi, serve di più, perché un vaso di basilico lo posso usare per farci il pesto. E poi su questa cosa ci arriviamo un momento. Intanto adesso prepariamo questo qua con il nuovo basilico che ci servirà. Dopo aver comunque raggiunto il livello giusto per seminare, ragazzi, qui abbiamo il nostro bellissimo basilico, che qui ci sono le istruzioni ovviamente, ma per quanti video abbia visto, ma sono diventato esperto di basilico. Apriamo la nostra bustina e andiamo a seminare. Come facciamo? Semplice, andremo a mettere a spaglio i nostri semi qua in giro fino a riempire bene, e poi aggiungeremo circa 0,5 cm di terra, quindi lo prendiamo magari con la mano, lo buttiamo a terra senza metterne troppa e abbiamo fatto. Dobbiamo solo annaffiare e aspettare ovviamente. Il terreno sopra lo mettete asciutto, non bagnato, perché rischiate di fare solo casini, quindi sempre dopo l'acqua, ragazzi, non andate di fretta, assolutamente. Andiamo a prendere i nostri semini, eccoli qui che sono piccolini piccolini, e anche del colore del terriccio, proprio bello. Andiamo, iniziamo proprio bene. Fatto questo, andiamo a prendere appunto i semi e andiamo a mettere come se stessimo mettendo il sale. Avete mai messo il sale sulla carne? Immagino di sì, un po' tutti. Andiamo a riempire bene. Oh, vedete? In questo caso, ragazzi, questo vaso è un po' grande, andiamo ad aggiungere qualcosina anche qui, così avremo nuove piantine in giro. Ne mettiamo pochi, senza esagerare, mettiamo intorno, visto che ora sembra quasi piccola questa pianta, andiamo ad aggiungere altro basilico che ci può servire. Qui abbiamo del terriccio sopra, dovevo già abbassare per riempire, quindi lo faccio già adesso. Adesso passiamo alla parte della cura della pianta. Io, ragazzi, ne taglierò una buona parte di questa pianta. Voi dite perché? È che alcune foglie, molte, hanno problemi, ok? Queste foglie non si riprenderanno. E tutto sto basilico in 2-3 giorni si fa male, cioè non lo userò tutti i giorni in cucina. Quindi cosa ci farò con questo basilico? Semplice, ci farò il pesto, e questo lo vedrete in un prossimo video. Detto questo, però, passiamo alla cura della pianta. E come mai questa cosa? Come ho detto già prima, le foglie purtroppo sono messe un po' male, il terriccio era vecchio, le radici erano fuori al vaso, quindi ho dovuto cambiare il vaso e devo fare in modo che questa pianta ritorna viva. Se vedete, comunque non è proprio al massimo dello splendore, insomma. Se vedete solo la parte sopra, da quando l'ho presa io, questa è cresciuta tutto da quando sono qui, ragazzi, da quando questa pianta è arrivata qui. Guardate come già sono meglio queste foglie rispetto alla parte vecchia, che è tutta spennata, eccetera. Noi cosa facciamo? Dobbiamo tagliare una buona parte di questa pianta, tipo questa è proprio appesa e sarebbe meglio appunto tagliare. Non esageriamo con il taglio, non andiamo a tagliare fino a qui. Vedete questa pianta, ragazzi, com'è tutta storta, si mantiene. Noi non tagliamo fino giù, assolutamente no, ragazzi. Cerchiamo di tagliare, tipo, magari in quest'area già. Però io faccio un po' più sopra, perché non voglio sprecare tutto sto basilico, ok? Che comunque lo uso in cucina. Quindi noi andiamo, appunto, a tagliare la nostra pianta. So che in questo caso ora il vostro cuore farà... Ecco qui, il vostro cuore sta soffrendo. Ma questo ci faremo appunto il pesto, non verrà sprecato, ragazzi. Tranquilli! E come odora? Camera, odora e dimmi se è anche buona, se no non ci credono i nostri spettatori. Sì, è buona. Meno male. Un'altra cosa voglio dire, è importante, molto importante, perché io sto facendo così la raccolta del basilico? Semplice, perché così permette alla pianta di ricrescere, non strappate mai le foglie, ragazzi, perché voi private la pianta di queste foglie e dopo cresce male, perché mette forza in altri punti che non dovrebbe. Voi dovete sempre, sempre potare in modo giusto, ad esempio qui, poto, tanto queste foglie qui ricrescono e faranno nuovi rami. Non dovete mai preoccuparvi di questa cosa. Meglio come sto facendo io che distruggere la pianta. Questa qui, guardate, guardate come è rovinata, perché sono state stracciate le foglie. Guardate giù, è stato stracciato, vedete? Guardate come è rovinata, guardate. Vedete?
Che schifo? Abbiamo fatto la nostra bellissima raccolta, quello che rimane della pianta purtroppo è un po' meh, lo so, ma ripeto, già era messa molto male, adesso facendo questa cosa si riprenderà molto di più, ci sono tante tanto basilico che comunque sta ricrescendo in modo rigoglioso. Ci sono alcuni che è un po' deludenti, tipo questo qui, non so se vedete bene in camera, ma non vi preoccupare, non fa nulla, è un po' meh in questo momento, ma dovrebbe riprendersi col tempo, poi pian piano le foto meglio e sicuramente cresceranno belle foglie. Per ora abbiamo semplicemente salvato la pianta, ragazzi, abbiamo letteralmente salvato questa pianta che ne aveva veramente bisogno. Del resto abbiamo qui il nostro futuro basilico che crescerà, abbiamo messo altre semi qui per fare in modo che molto più pieno e le foglie si possono proteggersi tra di loro da venti e pioggia. E detto questo, ci vediamo al prossimo video con il nostro bellissimo basilico in cucina.